Vangelo del giorno di giovedì 13 settembre 2018. Memoria liturgica San Giovanni Crisostomo. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra, a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati, date e vi sarà dato, una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Quale gratitudine vi è dovuta? Certo, se ogni gesto è dettato da interesse o da ricerca di scambi o pagamenti, la gratitudine è messa fuori gioco. Se ascoltare il Vangelo non porta atteggiamenti nuovi nella nostra vita, come sarà possibile distinguere le nostre azioni da quelle di coloro che non conoscono o non seguono Gesù? Se il nostro partecipare all'Eucaristia non ci insegna nella concretezza della vita quotidiana che il pane vero, quello di vita eterna, lo possiamo ricevere soltanto come un dono, come riusciremo a portare la novità del Vangelo nel nostro mondo? Se non ci lasceremo toccare dalle parole dell'amore gratuito e misericordioso di Dio, come potremo diventare testimoni che Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito? L'amore di Dio ha misure traboccanti. Nel Padre non c'è il pensiero dello stretto necessario, come talvolta sperimentiamo quando non ci vogliamo compromettere. Nelle parole di Gesù c'è tutta la forza dirompente di un modo nuovo di andare incontro all'altro. La parola di Dio ci illumina sul da farsi, custodisce le nostre intenzioni sulla stessa via di Gesù.